siamo nelle nostre case, nelle nostre abitazioni e non possiamo recarci ai locali di culto, dove noi abbiamo il nostro locale a Marostica per ufficializzare il nostro culto davanti al Signore, tutti quanti insieme. Ma è bellissimo sapere che anche nelle nostre case, nelle nostre famiglie, possiamo elevare il culto al Signore. Sì, perché il Signore non abita in un tempio fatto da mani d'uomo. Il Signore abita nel cuore dell'uomo. Lui è venuto ad abitare nel cuore dell'uomo. E l'Apostolo Paolo dice: noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Questa mattina è bellissimo poter lodare il Signore insieme, poter celebrare il nostro culto e ascoltare il consiglio della parola di Dio, che è qualcosa di prezioso, di straordinario, il consiglio della parola di Dio. Vogliamo iniziare con un canto e chiederò a Katia che ci possa anche presentare questo inno, questo canto, perché è bello lodare il Signore, proprio quando noi lodiamo il Signore è una lode meravigliosa, stupenda. Il nostro cuore si rinfranca e cresce anche la fede. Proprio allora vogliamo cantare questo canto e Katia ci presenterà il cantico. Buongiorno a tutti. Allora, questo canto si intitola Nascondimi e parla di una tempesta. Credo che quello che stiamo vivendo noi oggi sia una tempesta. Noi siamo su questa barca che viene sballottata, le onde arrivano da ogni lato, le notizie ci travolgono e l'acqua inizia a entrare nella barca e noi ci sentiamo sopraffatti. Le ansie, iniziano le ansie, il panico, ma quello che noi vogliamo proclamare oggi è che in questa tempesta noi ci innalzeremo sul mare con il Signore. Noi vogliamo proclamare che il Alleluia. Signore è il re degli oceani Gloria a e Gesù. lui ci terrà in alto, ci sosterrà e farà sì che non ci possiamo spaventare da tutto ciò che ci circonda, perché lui è sovrano, ogni cosa è nelle sue mani, lui è padrone del mare, della tempesta, di ogni cosa. Amen. Gloria a Dio. Con te sul mare, avrei
tu sei re degli oceani, più pace sarò con te, oh Dio, quando la tempesta incontrerà, io mi elederò con te sul mare. Padre, tu sei re degli oceani, che pace sarò con te, oh Dio. Ora il testo, sono con te, siamo al sicuro, perché sei tu che guidi la nostra nave. Oh, alleluia, tu sei colui che dà pace al tuo popolo. Alleluia, la tua chiesa ti loda, Signore. Ti odiamo, Signore, con tutto il cuore. Ti benediciamo. Sei degno di essere lodato, glorificato, innalzato. Oh, alleluia, ti adoriamo, Signore. Che bello avere te nel nostro cuore, che sei tu che cambi le tempeste. Grazie Spirito Santo per la pace. Visto per coloro che si sono collegati sulla nostra pagina di Facebook e anche su YouTube, il messaggio di questa mattina è, ho dato un titolo e il titolo è non diffondere il virus ma la fede, non diffondere il virus ma la fede. Ma come possiamo noi, se siamo a casa, se siamo chiusi in casa, come possiamo noi diffondere il virus? Bene, questa mattina io non vi parlerò della diffusione del coronavirus, perché è vero che noi stando a casa comunque questo ci permetterà di non diffondere il coronavirus, però quello che voglio dirvi è che c'è un altro virus che si sta diffondendo ed è per questo è il messaggio che io vorrei dare ad ognuno di voi, ma e anche dare una speranza per coloro che hanno ricevuto questo virus. Perché virus dal latino vuol dire veleno, vuol dire diffondere veleno. E noi stiamo vedendo e abbiamo visto quante notizie false raggiungono le persone, raggiungono i cuori. E queste notizie portano panico, portano paura e ansia, squilibrio mentale in alcune persone. Quindi stiamo vedendo e abbiamo visto, ci sono delle notizie che ci arrivano e sono notizie sconvolgenti, perché una persona che è debole
che è debole nell'animo, che è debole nella mente, psicologicamente, possono fare delle sciocchezze. Come sono arrivate queste notizie? Come voi potete vedere, coronavirus, queste persone, addirittura una signora di 49 anni, un'infermiera, si è suicidata dopo 2 giorni di isolamento, era in attesa della risposta del tampone e aveva paura di questo coronavirus e si è tolto la vita. Un'altra ancora, leggiamo qui, che teme di avere il coronavirus e si impicca davanti alla tomba di sua madre per paura di poter contagiare la famiglia. Un uomo credeva di avere il coronavirus e si è suicidato. Era soltanto una febbre alta. Dobbiamo fare attenzione, la scrittura ci dice che vita e morte sono nel potere della lingua, nel potere dell'uomo. Noi dobbiamo fare attenzione a quello che diffondiamo e anche girare messaggi così facilmente. Poi veniamo a scoprire che invece è una bufola, così viene detto, no? Questa famosa bufola. Però non sappiamo poi che cosa ha causato questa notizia, dove è arrivata e che cosa può causare nelle persone che sono debole, nelle persone già che stanno vivendo momenti difficili. Sapete, noi di fede evangelica, in modo particolare il mondo pentecostale, quando ci salutiamo con la pace, perché Gesù ci ha detto che quando entrate in una casa dite pace a questa casa. Il termine pace in italiano, nel termine italiano, diciamo, non è così forte, non ha un pieno potere come invece nell'ebraico. Nell'ebraico viene detto shalom. Oh, shalom è qualcosa di meraviglioso, è la più alta aspirazione e benedizione rabbinica. Shalom è qualcosa di che vuol dire tutta la benedizione di Dio sulla tua vita, sulla tua casa, sulla tua famiglia, proprio un qualcosa che ti arricchisce. E la parola di Dio dice che quello che lui benedice sarà benedetto in eterno. Mentre invece la nostra pace, che noi diamo nel termine italiano, ha tanti significati. Vuol dire anche non vivere in un conflitto, essere in pace. Ma quella pace non vuol dire quella pace che il Signore ci sta insegnando. È una pace profonda, è qualcosa di differente. Io posso vivere non in conflitto con una persona, ma non sono in pace con lui dentro di me. Vivo dentro di me qualcosa che invece non mi fa vivere quella pace e quella serenità che invece lo Spirito Santo porta al cuore dell'uomo. E io vorrei parlarti proprio di questa mattina. Vorrei parlarti di una pace profonda che solo Dio può dare nel cuore dell'uomo. Non possiamo mettere la testa, sotto la sabbia e non possiamo dire che quello che noi stiamo vedendo, quello che sta avvenendo, la situazione in Italia è drammatica. È una situazione veramente drammatica, ma non soltanto in Italia, in tutto il mondo. E non possiamo mettere la testa sotto la sabbia. Proprio ieri sera il Presidente della Repubblica ci ha affermato che la situazione che noi stiamo vivendo è una situazione veramente la peggiore dopo il dopoguerra che è avvenuta. È una crisi, e sicuramente sarà scritto negli annali, sicuramente. Ma noi credenti, nati di nuovo, figli di Dio, che abbiamo sperimentato il Signore, che ci chiamiamo cristiani, noi abbiamo una pace profonda in mezzo alle situazioni. Abbiamo cantato, quando la tempesta incomperà, quando io mi incontrerò sulla tempesta, perché il Signore non ci ha detto che non avremmo avuto problemi, anzi Gesù disse nel mondo avrete tribolazioni. Ma non ha lasciato lì la parola, non si è fermato lì nel mondo avete tribolazione. Ha detto sì, nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Gloria a Dio. E noi con Cristo siamo più che vincitori in Cristo Gesù. La Chiesa di Gesù Cristo, coloro che hanno sperimentato Cristo, devono dare una speranza, devono essere di conforto, di aiuto, di sollievo. Per quante persone sono nel panico, vivono nella paura. Cosa mi succederà? Che cosa mi accadrà? È un po' di febbre, ecco, subito corriamo a vedere, abbiamo panico, paura. No, dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo sapere, specialmente per il credente nato di nuovo, per coloro che conoscono la parola di Dio, sanno
che i nostri giorni sono nelle mani di Dio e che non possiamo aggiungere un giorno alla nostra vita. E io non ti posso garantire che non ti accadrà di nulla, questo non te lo posso dire, sarei un bugiardo, sarei falso, però io posso dirti che tutte le cose cooperano per il bene, per coloro che amano Dio. Anche in questa situazione che noi stiamo vedendo ci sono molte cose che stanno cooperando per il bene, per i figli di Dio. Vedete che cosa sta accadendo, che cosa è accaduto? Mai avremmo immaginato, mai avremmo potuto pensare che i nostri locali di culto, chiese, cosiddette chiese, anche cattoliche, romane, la chiesa, sono state chiuse, non si può andare. E allora il Signore che cosa ha fatto? Ha chiuso i locali di culto e ha aperto altre porte, ha aperto la strada. A Napoli e anche in altri posti ci sono dei balconi, ci sono dei terrazzi dove stanno mandando un messaggio, dove stanno cantando. In modo particolare coloro che hanno un messaggio evangelico stanno dando una parola di conforto attraverso la parola di Dio. Stanno cantando inni, che questi inni stanno parlando al cuore dell'uomo, che magari prima questo non si poteva fare. Bisognava comunque chiedere il permesso per poter uscire, per poter evangelizzare. Adesso invece stiamo evangelizzando e vogliamo ringraziare il Signore anche per la tecnologia, che malgrado i nostri locali sono chiusi, possiamo, come in questo momento, poter dare un messaggio di conforto attraverso un monitor. E vogliamo ringraziare il Signore. Se la tecnologia è usata bene, fa dei benefici enormi, enormi. Vogliamo ringraziare il Signore perché possiamo avere questa, possiamo sfruttare questa tecnologia. Bene, questa mattina vorrei proprio dirvi, riguardo alle false notizie, la parola di Dio dà un monito. Lui ammonisce coloro che danno notizie false. In Esodo capitolo 21, versetto 1, il Signore disse: non spargerai alcuna voce falsa e non darai alcun aiuto all'empio. Sì, perché? Perché esistono due categorie di persone ed è importante questo saperlo. La scrittura ci dice: all'empio accade ciò che teme, in Proverbi, mentre invece ai figli di Dio, ma ai giusti è concesso ciò che egli desiderano. In Proverbi capitolo 10, versetto 24, noi troviamo scritto che all'empio succede ciò che teme. I figli di Dio non sono tempi, non sono... I figli di Dio sono coloro che credono e sono nati di nuovo e sono coloro che appartengono a Gesù. I figli di Dio sono il tempio dello Spirito Santo e credono in Lui. E quindi non hanno paura e non sono coinvolti. Ma l'empio invece no. L'empio ha paura, ha timore. L'empio cade in questa scivola, in queste false notizie. E non solo. Cadendo in questo si sta chiamando addosso, si sta buttando addosso una maledizione. Noi invece no. Noi crediamo nella benedizione di Dio. Noi non crediamo nell'oroscopo, non crediamo in quello che l'uomo ha detto. Io avrei voluto vedere se uno soltanto di coloro che fanno gli oroscopi hanno programmato, avevano già programmato quello che sarebbe avvenuto, avrebbero profetizzato quello che sarebbe avvenuto. No, nessuno di loro. Invece la parola di Dio ci dice quello che avvengono negli ultimi tempi. Quello che succede, succederà. Ma la cosa più importante è sapere che il Signore è con noi. Questa è la cosa più bella. Tutto quello che mi potrà accadere, tutto quello che mi potrà succedere, il Signore dice: io sarò con voi in ogni tempo. Io sarò vicino a voi. E allora posso passare nei momenti difficili, posso passare, come dice il Salmo 23, questo Salmo meraviglioso: quando io passassi anche la valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Vedete che bello, è al presente. Quando io dovessi attraversare la valle dell'ombra della morte, cioè nel futuro, dovrei passare per queste cose, nel presente tu sarai con me, tu sei con me. Sì, Signore, nel presente tu sei con me. E anche in questa situazione il Signore è vicino a quanti stanno vivendo una situazione difficile. Sono certo che il Signore è vicino anche a quanti sono negli ospedali che stanno vivendo una situazione difficile, coloro che anche stanno vivendo una situazione, anche intubati. Io sono certo che il Signore è vicino a loro, è vicino ai familiari, è vicino ai parenti.
Il Signore è vicino a quelli che non hanno potuto neanche dare una carezza, abbracciare un parente, un figlio, una figlia, un marito che sono morti. Il Signore è vicino a loro in questo momento, sta riempendo il loro cuore. Noi come Chiesa dobbiamo pregare, non possiamo pregare per i morti perché per i morti non c'è più niente da fare. Noi possiamo pregare invece per coloro che sono in vita, che stanno soffrendo, e vogliamo farlo, e lo facciamo con tutto il cuore. Sì, con tutto il nostro cuore noi lo vogliamo fare, perché solo il Signore può portare pace nel cuore dell'uomo. Bene, voglio leggere con voi un testo della parola di Dio, e voglio che per coloro che hanno la Sacra Scrittura possano aprire le loro scritture, la loro Bibbia, e possano venire con me nel Salmo 118. Gloria a Dio, nel Salmo 118. Voglio subito aprire una parentesi e poi la chiudo. Il Salmo 118, qualcuno ha fatto uno studio approfondito nelle scritture e ha visto che il versetto 8 di questo Salmo è il versetto centrale che si trova nella Bibbia. Ci sono 594 capitoli a destra prima del Salmo 118 e 194 capitoli dopo il Salmo 118. E il versetto centrale, proprio vedete, il versetto centrale è il versetto 8, che dice: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. Quante notizie ci arrivano? Quante notizie ci arrivano degli uomini e poi smentite? L'uomo è uomo, e la conoscenza che abbiamo ha un limite, ma Dio è illimitato nella sua conoscenza e Lui ci vuole far riposare nella sua parola. Il versetto 1 che del Salmo 118 dice: celebrate il Signore poiché Egli è buono, gloria a Dio, perché la sua bontà dura in eterno, cioè nelle situazioni difficili, nei momenti difficili. Noi quando tutto ci va bene è più facile e più semplice lodare il Signore. No, celebrate il Signore, perché Egli è buono, il Signore è buono, e perché la sua bontà dura in eterno. Sì, dica Israele, la sua bontà dura in eterno. Sì, dica la casa d'Aronne, la sua bontà dura in eterno. Sì, dicono quelli che temono il Signore, la sua bontà dura in eterno. Tu che mi stai ascoltando, che io non posso vederti, ma lì dove sei, che possa tu dire insieme con me adesso: sì, perché noi crediamo nel Signore. Sì, dicono quelli che temono il Signore, la sua bontà dura in eterno. E tu che sei a casa in questo momento, di insieme con me: la sua bontà dura in eterno, gloria a Dio, ripetilo, la sua bontà dura in eterno. Nella mia angoscia, dice il salmista, io invocai il Signore mi rispose e mi portò in salvo. Oh, a volte quando siamo nell'angoscia andiamo a cercare a destra e a sinistra dove poter trovare il nostro aiuto, andiamo su Google per vedere che cosa dice, che cosa sta succedendo, come posso trovare un aiuto, un conforto. Qui dice il salmista: nella mia angoscia invocai il Signore. Andiamo al Signore, il Signore che ha creato la nostra anima, solo Lui può portare pace alla nostra anima. Egli mi rispose e mi portò in salvo. Gloria a Dio. Il Signore è per me, afferma il salmista. Il Signore è per me. Io non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Il Signore è per me fra i miei soccorritori. Gloria a Dio. Abbiamo sentito ieri, il ministro ha chiamato dei soccorritori per poter aiutare altri medici, il pronto soccorso, coloro che possono dare un soccorso, un aiuto. Bene, la scrittura dice che il Signore è il mio soccorritore, gloria a Dio, Egli è per me fra i miei soccorritori. E quando il Signore soccorre e viene, è meraviglioso, perché la sua parola, Lui dice: invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Quante volte io ho chiamato il Signore, e quante volte nelle mie difficoltà, in 60 anni di vita, da quando lo conosco, da quando si è fatto conoscere nella mia vita, nel mio cuore, io l'ho conosciuto, ho sperimentato il Signore all'età di 14 anni.
Che cosa vuol dire conoscere il Signore? Non vuol dire appartenere ad una denominazione cristiana religiosa, che sia cattolica, che sia evangelica. La denominazione l'ha creato l'uomo. No, no, vuol dire proprio sperimentare Cristo nella propria vita. Io un giorno ho piegato le mie ginocchia, ho pianto e ho detto: Signore, voglio conoscerti, vieni ad abitare nel mio cuore. Se veramente è vero quello che dice, che tu sei risorto al terzo giorno, sei salito al cielo e che sei vivente, io voglio conoscerti, voglio sperimentarti nel mio cuore. E il Signore è venuto nel mio cuore, ha parlato al mio cuore, ha portato gioia alla mia vita. Me lo ricordo come se fossi oggi, sono passati tanti anni e il Signore è stato fedele in tutti questi anni. Certamente nella mia vita ho avuto alti e bassi spiritualmente parlarmene, ma voglio dirvi questo, che Lui non mi ha mai abbandonato, non mi ha mai lasciato. E nel momento del bisogno, nel momento della paura, Lui mi è venuto incontro e mi è venuto nel soccorso, è stato tra i soccorritori, ma è stato quello che ha potuto liberarmi e portarmi in alto. E allora il versetto 8 dice proprio quello che abbiamo detto: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Gloria a Dio! In chi stiamo confidando? In chi vogliamo confidare? Stiamo confidando che forse faranno un vaccino? Stiamo confidando nell'uomo? Che ben venga! Gloria a Dio! Il Signore ha dato l'intelligenza, la sapienza all'uomo. E gloria a Dio per i medici, per la medicina. Anzi, vogliamo ringraziare il Signore per quello che loro stanno facendo, per come si stanno disponendo, per come stanno dedicando la propria vita per soccorrere alle persone che sono nel bisogno, persone che notte e giorno stanno dando la propria disponibilità, medici che sono morti per dare la propria vita, la propria disponibilità, il loro impegno morale per quel giuramento che loro hanno fatto come medici, come dottore. Il versetto 13 dice: tu mi avevi spinto con violenza per farmi cadere, ma il Signore mi ha soccorso. Vedete, le notizie che arrivano, arrivano così forte per farci spingere, per farci cadere, per non farci continuare a sperare, a confidare nel Signore. No, la scrittura dice che però tu non lo hai permesso, ma Signore, tu mi hai soccorso. Signore, tu mi hai soccorso, gloria a Dio, perché Egli non permetterà che il nostro piede vacilli, perché colui che ci protegge non dorme e non sonnecchia. Colui che ci protegge non dorme e non sonnecchia. Che bello sapere che il Signore è vicino a noi. Il versetto 14 dice: il Signore è la mia forza ed è il mio cantico ed Egli è stata la mia salvezza. Che ognuno di noi questa mattina possa dire: il Signore è la mia forza. Il Signore è il mio cantico. Cantare il Signore in ogni situazione, in ogni circostanza. Come dicevo anche la settimana scorsa, in questi giorni non ricordo quante volte mi sono collegato e ho trasmesso un pensiero della parola di Dio. Io ho avuto dei genitori che sono stato un esempio per me. Quando c'erano delle difficoltà, siamo 9 figli. E quindi potete immaginare una famiglia, io sono l'ultimo di 9 figli, quando c'erano delle difficoltà nella nostra famiglia, mio padre e mia madre ci chiamavano tutti in appello e andavamo lì e pregavamo insieme, ci prendevamo per mano e mio papà era quello che poi poteva alzare una preghiera e poteva dire e lodare il Signore, e quando lui finiva la preghiera ci diceva: ricordatevi che la preghiera, la lode al Signore è un insetticida per il diavolo. Ma soprattutto la preghiera ci porta ad un gradino più in alto, la preghiera ci fa vedere le cose dall'alto e dove il Signore vuole portarci. Il Signore non vuole farci vedere le cose come noi le vediamo a vista umana, Lui vuole portarci in alto. Infatti la scrittura dice che quelli che sperano in Lui sono come le aquile, si alzano in volo e guardano le cose dall'alto. L'aquila è quell'animale che vola più in alto di tutti quanti gli uccelli e riesce a vedere le cose dall'alto. Così dice la parola di Dio: quelli che sperano in Lui si alzano a volo come aquile. Gloria a Dio. E il versetto 15 dice: un grido di esultanza e di vittoria risuona nella tenda dei giusti. La destra del Signore fa prodigi. Gloria a Dio. Un grido di esultanza. La destra del Signore. Sapete Gesù dov'è adesso? Gesù dov'è adesso?
Gesù è seduto alla destra del Padre, dice la parola di Dio. Egli è asceso al cielo ed è alla destra del Padre. E qui ci dice la parola di Dio che la destra del Signore fa prodigi. Gesù ancora oggi fa prodigi in mezzo al suo popolo. La destra del Signore si è alzata, dice il versetto 16. Gloria a Dio, la destra del Signore si è alzata e la destra del Signore fa prodigi. Il versetto 17 afferma e conferma, e questo è quello che noi dobbiamo dire. Poi la volontà di Dio lo sa, ma noi dobbiamo proclamarlo, dobbiamo profetizzare. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Sì, in questa situazione io non so qual è la volontà di Dio. Se il Signore dovesse chiamarmi, io non posso dire, però io voglio dirvi questo, io non morirò. Sì, perché per il credente la morte non è quella che noi consideriamo male, quella, la morte che diciamo fisica, no! Per il credente è la morte che può mai immaginare di morire per l'eternità. Quella è la morte, ed è questa quello che il Signore ci dice: non temete coloro che possono uccidere la vostra vita, ma temete coloro che possono uccidere la vostra anima. E nessuno può uccidere l'anima, uno solo lo può fare. E allora quella morte che noi vogliamo proclamare questa mattina, io non morirò, anzi vivrò, vogliamo dichiararla. E anche fisicamente possiamo prendere questa posizione, questa fede in Lui, a dire: Signore, io resterò ancora qui in vita perché racconterò le opere che Tu hai fatto e che Tu stai facendo in questo momento. Voglio ricordarti il versetto che abbiamo letto nei Proverbi: all'empio succede ciò che teme. Lo voglio ricordarti. E voglio che questa mattina tu possa dire: no, io non sono un empio, non faccio parte di quella categoria, ma io faccio parte dei giusti. Sì, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. E giusti sono coloro, tutti coloro che hanno creduto nel sacrificio di Cristo, coloro che hanno lavato le proprie vesti nel sangue dell'agnello di Gesù Cristo il Signore. Egli è venuto su questo mondo, è venuto a redimere. Gesù ha detto: chiunque crede in me ha vita eterna. Giovanni 3,16, questo verso meraviglioso della parola di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gloria a Dio. Il Salmo 146, versetto 5 dice così: beato colui che ha l'Iddio di Giacobbe per il suo aiuto, la cui speranza è nell'Eterno, il suo Dio. Questo è quello che voglio dirti, e voglio dire a quanti non lo conoscono ancora, a quanti si ritengono cristiani ma non hanno ancora sperimentato Cristo nella loro vita, non hanno ancora conosciuto, appartengono ad una religione, ad una denominazione cristiana, sono nipoti di Dio. Dio non ha nipoti, Dio ha figli, e figli lo si diventa. Cristiani non si nasce, cristiani lo si diventa. E come lo diventiamo? Lo diventiamo nel momento in cui noi confessiamo con la nostra bocca che siamo peccatori, e noi dichiariamo e confessiamo con la nostra bocca apertamente e dichiariamo che Gesù è il Signore, e confessiamo e gli diciamo al Signore: Gesù, vieni ad abitare nel mio cuore, io credo nel tuo sacrificio sulla croce, io credo che tu sei morto per i miei peccati e oggi io desidero che tu diventi il Signore della mia vita. Ecco, queste parole, come ci dice Giacomo nella sua lettera, ci dice che se con la bocca avrai confessato e con il cuore avrai creduto e tu credi che Gesù Cristo è risorto dai morti, tu sarai salvato. Questo è ciò che ti fa scrivere il tuo nome nel libro della vita. E in quel momento tu realizzerai la presenza di Dio nella tua vita. Allora vedrai le cose in maniera differente. Allora tu vedrai che la tua vita è nelle mani di Dio e non nelle mani degli uomini. Allora tu capirai che ogni cosa è sotto il controllo di Dio. Che qualsiasi cosa ti possa accadere è perché Dio lo ha stabilito, e se Lui lo ha stabilito, sia fatta la sua volontà nella nostra vita. Gesù stesso ci ha insegnato, vedete, la scrittura ci dice che Lui ha imparato attraverso la sofferenza. Sì, Lui ha dovuto anche Lui, Gesù, stiamo parlando del Figlio di Dio, ha dovuto imparare attraverso la sofferenza.
e Gesù nell'orto del Getsemane, in quella preghiera dove sudava del sangue, lui disse: Padre, se ti è possibile, passa da me questo calice, perché stava vedendo, lui stava realizzando quella morte atroce che doveva attraversare. Però disse qualcosa che ci ha insegnato anche nella preghiera ad ognuno di noi nel Padre nostro: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E allora accettare la volontà di Dio, questa è fede, questa è la vera fede. La vera fede è accettare la volontà di Dio. Questa mattina io, come pastore della Chiesa Cristiana Evangelica di Marostica, che dopo tu puoi trovare, trovi un numero e puoi chiamarmi quando vuoi, io posso rispondere, posso darti una parola di conforto, sono a tua disposizione come pastore della Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale di Marostica. Io voglio pregare per te, voglio questa mattina che tu possa ricevere quella pace, che questo messaggio possa raggiungere il tuo cuore, che lo Spirito Santo possa confermare questo messaggio nella tua vita. E quanti in questo momento stanno vivendo un momento di paura perché le fake news, no? queste famose false notizie stanno arrivando. Addirittura si parla di 43.000 fino a ieri, e credo che continueranno ancora, di queste false notizie raggiungono, pensate, più del corona, più di coloro che sono state coinvolti nel coronavirus, più quelle, e continuano ad essere. Sì, noi vogliamo invece confidare nel Signore. Apri la tua Bibbia, leggi la parola di Dio, perché è quella parola che ti conforta il tuo cuore. Se per le prime volte che tu ti accingi a leggere la Scrittura, io ti invito a leggere i Vangeli, ti invito a leggere i Salmi, perché so che nell'Antico Testamento è qualcosa di più difficile poter andare a leggerlo. Però quello che voglio dirti, noi anche al giovedì ci colleghiamo tutti quanti insieme per poter condividere il messaggio della parola di Dio. Il martedì sera saremo in preghiera tutti quanti insieme nella nostra chiesa e stiamo pregando. Non pensate che soltanto coloro che non conoscono il Signore, questa è una cosa che voglio dirvi, non pensate, perché anche questa, arrivano queste notizie che veramente mi scombussolano, sono notizie che ci fanno vergognare, no? Non pensate questo, pensate che anche coloro che conoscono il Signore sono stati colpiti dal coronavirus e sono morti, però quello che voglio dirvi è che voglio lasciarvi con il messaggio di questa mattina. E vogliamo finire proprio con questo cantico, e chiederei a Katia e chiederei anche a Deborah, che ci aiuta con la musica, che possiamo cantare di nuovo questo canto insieme. Qualsiasi difficoltà, noi sappiamo che una sola parola che viene dal suo trono è potente da calmare le acque, è potente da dare pace. So che questa situazione Dio lo sta permettendo, e sto vedendo anche il lato positivo, perché questo, le famiglie si stanno unendo, persone che non dedicavano del tempo ai propri figli, questo sta avvenendo, perché devono rimanere all'interno delle famiglie. E provate a vedere anche quello che, andate a vedere le notizie, ci sono meno furti, meno rapine, la droga, lo spaccio. Sì, perché? Perché le persone sono chiuse in casa, quindi qualcosa di buono sta avvenendo. E io credo che quando passeremo questa tempesta, e quando saremo fuori da questa tempesta, ce lo ricorderemo. E io mi auguro con tutto il mio cuore che potremo uscire persone migliori, fortificate, che possiamo apprezzare le cose che prima non apprezzavamo. Possiamo apprezzare tutto quello che ci viene dato dalla mamma. La tua potente mano.
quando la tempesta incolpera, io mi eleverò con te sulla. Padre, tu sei re degli oceani, in pace starò con te, oh Dio. Thank you.